Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Resident Evil 4 Remake e in questo video andremo a recuperare tutti i collezionabili, ovviamente anche tutti gli enigmi presenti nel capitolo 8. Sul canale trovate tutti gli altri capitoli precedenti, diversi enigmi arriveranno tutti, per cui iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate anche un bel like. Detto ciò, ci troviamo proprio all'inizio del capitolo 8. Partiamo da qui, se non ricordo male, quindi voi fate tutto questo percorso. Qui la porta la trovate chiusa, per cui fate il giro e buttatevi nel pertugio che trovate nel muro, che sarebbe quello lì. Vi buttate di sotto e qui c'è da trovare la lanterna per poter passare avanti. Per trovare la lanterna dovete entrare qui dentro, troverete il monaco lì che fa tutte le sue robe strane, vi attaccheranno in un milione di persone. E niente, voi arate tutti e poi alla fine otterrete la lanterna per andare avanti. Ma prima di andare avanti facciamo questo percorso, andiamo di qua e qui ci andiamo a recuperare lo specchio con perle e rubini, che non è per niente male. Poi ho comprato anche il giubbetto dal venditore, guarda quanto è figo Leon. Così in teoria prendiamo meno danni, in teoria. Detto ciò, poi giovani, mettiamo la lanterna al suo posto e andiamo avanti con la storia. Era bellissima questa trappola e io l'ho scoperta solo ora. Ma porca! E come avete potuto vedere troviamo anche un diamante giallo che io mi ero quasi persa. Bene, 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 bene. Ripetere i capitoli 20 volte non serve. Ogni tanto ci si perde qualcosa. Ottimo, perfetto. Quindi non è qui. Torniamo di qua. E la lampada la andiamo a mettere qui sopra. Eccola qui. La usiamo. Così ci si apre la porta. Andate avanti e ci vediamo tra un po'. Poi, arrivati qui, quindi semplicemente andando avanti per 2 minuti proprio. Andiamo avanti. Apriamo questa porta. Quindi, arrivati qui, vi vedete la cutscene. Poi dopo qui interagite con la chest e prendete l'orologio stravagante. Dobbiamo recuperare queste pietre litografiche, quindi vi faccio vedere dove recuperarle. Prendiamo questa pietra litografica C. Prendiamo anche questa pietra litografica D. E poi prendiamo anche questa pietra litografica B. Detto questo, interagiamo con il muro. Li inseriamo tutti e come potete vedere sono cambiate le immagini una volta inseriti. Ora vi faccio vedere come risolverlo. Quindi prendiamo l'elmo, lo spostiamo di qua. Poi armatura, la giriamo, spostiamo qui. Prendiamo questa spada, la mettiamo qui. Giriamo questo, lo mettiamo qui giù. Andiamo su da questa spada, la giriamo e inseriamo. Mi sono confusa spada, quindi ci vuole questa quadrata, per cui questa quadrata la mettete qui, questo lo girate e lo mettete qui su. Sorry, mi sono confusa spada. Ce l'ho fatta. E così si apre la porta. Dopodiché qui andiamo avanti. Devo trovare Ashley. Oh, ma la troviamo Ashley, non ti preoccupa. Arriviamo qui, ci prendiamo questo. Diciamo. Andiamo su. Giriamo di qua e qui troviamo la piccola chiave. Con la piccola chiave torniamo indietro. Cestina. Devo cambiare gli occhiali. Noi ci vedo bene. Andiamo di qua. E qui apriamo il cassetto. E ci prendiamo l'orologio da taschino. Dopodiché ovviamente continuiamo. Una volta che siete arrivati a questo punto, quindi
avete interagito con le manopole, diciamo, per aprire i vari cancelli, sole, luna, e siete arrivati qui a questo piano qui. Lo potete vedere anche sopra la mia capoccia. Siamo in questo punto, quindi andiamo di qua. Tiriamo la leva, così si sposta sulla luna. Questa si apre, come potete vedere. Da qui si può tornare su. Venite qui. Mi sono scordata gente. Ok, fatti fuori. Ci buttiamo qui sotto e siamo esattamente in questo punto. Andiamo di qua. Entriamo qui dentro e prendiamo questo, la collana barocca. Poi andate di qua. Aprite questa porta, andate su, liberatevi dei nemici, c'è qualche nemico che scassa. Poi andate su di qua e vi apparirà una breve cutscene col trollone. Prima di affrontarlo, ci buttiamo di qua. Attenzione alle palle che tira. Tacci sua, intanto. Tac. Così nel dubbio, quella l'abbiamo fatta. Dai, non fare l'infame. Dobbiamo curare assolutamente. Andiamo su. Andiamo di qua. Qui ci sarà. Non ci sono? Tacci vostra. Ogni tanto sì, ogni tanto no. Maledetti. Andiamo di qua. E qui prendiamo il primo scrigno. Eccolo qui. Piantina. Risorse. Scappate tutto. Facci tua. Poi da qui scendiamo. Andiamo di qua. E qui ci sarà una statuetta. E la facciamo fuori. Poi torniamo indietro. Sta buono, non essere aggressivo. No, di qua. Sta sbagliando. Aio. Quello. Siamo qui. E torniamo su. Eccoci qui. Poi tornati su. Attenzione. Che sa fa? Giro giro tondo. Ecco, devo prendere la pietra in faccia, se no non ero contenta. Scendiamo. E scendi. Oh, di qua. Qui non c'era, no. Vabbè. Andiamo avanti. Non mi calcolare, non mi calcolare. Attenzione, attenzione. Slalom. Via, via tutti. Ci tua, ma come mi hai preso? Me l'ho spostato, buttati. Ci buttiamo di sotto. Via. Vabbè, però che vita terribile. Tiriamo questo. Lo facciamo a tenerlo fuori? Via. Andiamo di qua. Scendiamo. Il cacchio, ci seguono tutti. Aio. Mali mortacci. Mi è arrivata la pietra in faccia, fantastico. Devi sta buono, trolli. Sta buono un attimo. Qui dobbiamo recuperare un po' di risorse, perché siamo poveri, quindi. Poi andiamo di qua. E qua, eccolo. Me l'ero perso, scusate. Tecla. E prendiamo il rubino. E giovani, per questo capitolo è tutto. Chi è che mi spara frecce in faccia? Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere, lasciare like. E ci vediamo nel prossimo capitolo.